Azione! Questo film, d'una crudezza sconvolgente, si svolge nelle strade di New York, quelle stesse strade dove appunto la Metro-Goldwyn-Mayer ha girato con eccezionale realismo la storia di un uomo travolto dall'odio. Lassù qualcuno mi ama, rivela con insolita sincerità la vita di Rocky Graziano, campione sotto molti aspetti, anche i peggiori. Donna sa sempre come fare breccia. Vieni, si fa tardi per sposarci. Andiamo. Ma come? Mi chiedi di entrare nel palazzo del tribunale? Ma è il posto dove la gente si sposa. Sì, lo so, ma mi ci sentirò molto poco confortevole, ci puoi proprio giurare. Rocky, m'hai dato molte ragioni per non sposarti. Ma non m'hai detto la sola cosa che mi convincerebbe. E quale? Dimmi solo che non mi ami. Non è facile rendere un personaggio ribelle come Rocky. Ci vuole una grande interpretazione. E quella di Paul Newman supera ogni elogio. Una cosa devi capire subito. Nell'esercito non c'è posto per gli spacconi. E non te lo scordare. Ehi, un momento, disgraziato. Sarai un capitano e va bene, ma non mi fai paura. Sei tanto fegato, vieni fuori. Non sarei mica impazzito. Sì, forse sono matto e la colpa è tutta di questa lercia caserma. Ma io paura non ne ho. Norma fu il primo raggio di sole nella vita di Rocky. Buona, gentile e umanamente interpretata dalla Pierangeli. Parteggerete per questo teppista che si riscattò dal criminoso mondo dei bassi fondi raggiungendo la fama e la gloria. Ma gli altri giornalisti che hanno stampato in prima pagina? Che sono un vigliacco, un bugiardo, un teppista dei bassi fondi. Basta! Già, Graziano è un criminale, un codardo, un disertore. Rammentatelo! Graziano è la feccia della feccia. È mai... Sono stato fortunato. Lassù qualcuno mi ama.